Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple: products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Quanto cazzo mi danno gusto i freestyle radiofonici perché ti danno quell'impressione eh, col suono stile podcast, tra l'altro, e eh, con il rap così proprio scivola che è una meraviglia. E tra l'altro a breve eh, io facevo musica rap anni fa. Eh, fatto per tantissimo tempo a breve vi faccio un, eh, dei, dei freestyle di, da canzoni eh, così in, in relax Ho cioè, un'idea, vediamo Taiga comunque eh, devo dire che si vede che viene da Compton, si vede che viene da quelle zone lì che ha masticato quel rap di Lil Wayne in primis perché Young Money ma soprattutto Eminem, cioè roba che tu c'hai il classicone, poi ti modernizzi vai avanti eh, spacchi tutto fai quello che devi fare però eh, la cosa importante è che comunque non ti dimentichi le origini quando sei un professionista di tale livello è lo allora che succede che quando vieni chiamato in radio e devi fare un freestyle su un beat che è un classico allora te la scivoli in una modalità che rendi la canzone accessibile proprio a tutti Taiga che non esce con un disco dal 2019 con leggendari e che sia, che sia questo un, un indizio su, sul suo futuro musicale? Che, che stile prenderà lui? Che è sempre stato comunque ricco di contraddizioni e, soprattutto, soprattutto ho notato che lui ha realizzato uno dei miei più grandi sogni: e, è stato fidanzato con Avril Lavigne. <ride> Ragazzi, io non so voi, ma. Eh... Per me Avril Vigne era il top del top irraggiungibile. Ah, però ho notato anche che è stato tipo c'è una foto di nudo con un transessuale. Vabbè. E che dobbiamo fare? Mille contraddizioni appunto.